Salve, io sono Rodolfo Ciulla, interpreto il ruolo di Neil Kellerman. Allora, io mi chiamo Marco Stabile e in Dirty Dancing interpreto Billy Costechi, che è il cugino di Johnny, meglio conosciuto come il portatore di cocomeri in un certo senso, però non è la storia di un fruttivendolo assolutamente. E dirò che è un personaggio che mi piace particolarmente, perché in realtà è un personaggio goffo che vuole fare il figo e quindi ci ritrovo moltissimo in questa situazione. Destreggiarmi con i cocomeri tra queste fantastiche coppie che ballano, insomma, è un pochino complicato, però anche molto molto divertente. Il mio personaggio, non so perché, balla malissimo e ho dovuto fare proprio degli studi per riuscire a ballare così male come lui. No, non è vero, mi viene anche molto naturale. Quando ho letto il bando, quindi c'è la descrizione professionale del personaggio di Billy, ho pensato di essere il Billy che cercavano. Io penso perché fondamentalmente ho l'aria dello sfigato, in senso buono, se c'è un senso buono nella cosa. Quando mi sono presentato al provino, ho fatto la mia prova di danza, sembravo assolutamente un pirla, e anche nella scena durante il callback, nella scena con Baby, ho cercato di mettere una mano sul seno di Baby e ci sono riuscito, in realtà non volevo farlo, e quindi è stato molto 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 imbarazzante. Questa cosa evidentemente è piaciuto molto. Insieme ad Ilaria De Angelis canto I Had the Time of My Life, che è la colonna sonora che nell'87 vinse prima il Golden Globe e poi l'Oscar, e quindi una bellissima emozione, una grandissima responsabilità, ma anche una bellissima opportunità di cui sono molto molto contento. Signore e signori, vi aspettiamo tutti quanti qua per Dirty Dancing soltanto al Resort Kellerman. Io sono Neil Kellerman e sarò il vostro presentatore per questa sera. E quindi viviamo tutti quanti il tempo della nostra vita, perché è importante, non dimenticatelo mai, no? I've had the time of my life. È finita?